Ciao a tutti e buonasera, e più che altro ben trovati, quindi vi saluto a tutti voi che seguite la mia pagina, l'angolo dello chef, consigli e curiosità sulla cucina. Il motivo di questa diretta sono due materie prime della Basilicata, che io amo molto, perché io sono di origine lucane di San Mauro Forte. E questa sera ho voluto fare questo piatto, l'ho già preparato, voglio solo presentarvelo e farvelo vedere. Non so se lo riuscite a vedere, è qui. Questo è un piatto dove c'è una base di polvere di senise, peperone, lo senoese come si dice in dialetto. Poi ci sono dei peperoni cruschi che sono stati fritti e sono stati ripieni con del baccalà non mantecato, però del baccalà trattato in un certo modo. Vi spiego brevemente la preparazione, perché è molto importante soprattutto la cottura del peperone crusco. La cottura deve essere a 156 gradi, deve essere in olio di semi, perché l'olio di semi è un olio che non è invasivo, non va a coprire il sapore del peperone crusco, è abbastanza neutro, e la temperatura finché poi diventi croccante, quindi da qui prende il nome di peperone crusco, è di 156 gradi. Un'altra cosa che io ho utilizzato è il baccalà. Non l'ho mantecato nella maniera classica, perché come potete vedere ho riempito, e quindi ho utilizzato il peperone crusco a mo' di cannolo, l'ho riempito con il baccalà. Vedete quanto è bianco? Ora, se io riesco, provo a farvelo vedere. È bianchissimo per due motivi. Il primo, l'ho fatto cuocere in una parte di acqua e in una parte di latte intero, quindi il latte in qualche modo gli è andato quel grasso vegetale, perché il baccalà ha già un grasso suo animale, gli è andato quel grasso vegetale, in qualche modo l'ha aiutato a mantenere il colore bianco. E quando l'ho montato, in realtà non l'ho montato con una frusta, ma l'ho emulsionato con un mixer a immersione, ho utilizzato l'olio di semi di girasole. Perché ho utilizzato l'olio di semi di girasole? Perché l'olio di semi di girasole non è invasivo, non ha un odore caratterizzante, quindi mi ha aiutato a mantenere quello che è il sapore del baccalà senza intervenire come poteva succedere con l'olio di oliva, che è abbastanza caratterizzato come sapore, e mi ha aiutato a lasciarlo bianco, perché non solo non è invasivo come sapore, non è invasivo neanche come colorazione. Quindi questo è il piatto, io ve lo faccio vedere, non so se riuscite a vederlo. Ora lo scomponiamo. Volevo farvi vedere esattamente questo. Vedete, qui dentro c'è il mio baccalà che ho emulsionato con un po' di olio di girasoli ed è bianchissimo. Questo è il peperone crusco, che è abbastanza crusco, non so se lo sentite. Io do un morso. È fantastico. Io vorrei condividere con voi questi sapori. Allora guardate, questa è una quenelle di baccalà, è stata appoggiata sulla polvere di senise, quindi cosa fa? Quando noi andiamo a mangiare sentiremo la caratterizzazione del baccalà con il peperone crusco, ma con un'altra consistenza. Mentre dando il morso al peperone crusco ripieno, noi sentiamo la croccantezza del peperone insieme al sapore del baccalà. Qui abbiamo una cosa meno invasiva, non abbiamo croccantezza, abbiamo solamente questo impasto di baccalà che ci avvolge il palato e fa esplodere nel palato tutto il sentore classico del baccalà. Ora io l'assaggio. Fantastico. Io vi saluto. Vi ringrazio perché vedo che ci sono delle persone che stanno seguendo la diretta e resto a vostra disposizione
per tutte le domande, i dubbi, tutto quello che volete chiedere. Se volete provare a farlo a casa e quindi a lavorare il baccalà senza montarlo, mandando con un mixer immersione a mantecarlo, se volete cuocere i peperoni cruschi con la temperatura che io vi ho detto, voi mi scrivete nel post, nei commenti del post, e io vi rispondo come ho sempre fatto. Visto anche l'orario, io vi saluto, vi auguro buona cena, e mentre chiudo, anzi dopo che ho chiuso, mi accingerò a consumare questo splendido piatto. Vi risaluto, è un piacere avere voi che mi seguite sulla pagina L'Angolo dello Chef, e nulla, sono a vostra disposizione. Buona serata, buona cena, alla prossima diretta.